E alla fine tutti vissero felici e contenti, anche se a Firenze il Milan, nei confronti della grande inseguitrice Juventus, ha ceduto un punto. Eh già, perché la Fiorentina coscientemente sapeva di dover rendere più di qualcosa al Milan, sia pure privo di Van Basten e Baresi. Rendere qualcosa in più sul piano tattico, tecnico e del rendimento. È vero che i Viola hanno fama di esaltarsi agonisticamente con le grandi, ma è pur vero che la classifica esprime sempre dei valori. Quindi si incomincia come si doveva, grande attenzione, una sorta di studio delle mosse con la volontà contratta senza giocate di respiro. Sulle fasce lo stesso Milan, sia con Gullit sia con Evani, abbastanza prevedibile, mancando infine l'intesa di Massaro con Simone, che non poteva essere Van Basten, lo diciamo, relegato fuori squadra da un'improvvisa indisposizione dell'ultima ora. Emergevano entrambi sulla sinistra, Maldini e Carobbi uno per parte, e sul centrocampo si guagliavano i Donadoni, gli Evani, i Rijkaard con gli Orlando, i Maiellaro e i Salvatori. Dunga e Iachini erano troppo impegnati a far da cerniera di chiusura. Proprio Iachini però metteva quasi a segno una conclusione di testa con Rossi attento alla risposta. E poi il tiro di Donadoni anche per dire grazie a Sacchi in tribuna. Un tempo, tanto per dare un'altra annotazione, senza neanche un angolo e con appena 29 secondi di recupero, quasi verrebbe la voglia di dire che si è perso tempo giocherellando. Nella ripresa, e ve li anticipiamo subito, due episodi in area di rigore e si ravviva la partita. La prima per l'uscita di Mareggini su Massaro che va a terra tra i fischi del pubblico, ma senza quello che conta di Cesari che non vede gli estremi di rigore. Ed eccoci al secondo episodio, 35esimo, batticol oggi all'asciutto poco e male servito a dire il vero, viene anticipato da Rossi, poi va a terra, contenuta sembra da parte di Maldini, c'è il sospetto che il Viola abbia fatto fallo, non rilevato per il vantaggio che Cesari dà al Milan, ma la tenuta, è da Moviola per Pizzu che è di origine veneta. Altro non vi sarebbe, sentiamo i contenti al microfono di Jacopo Volpi o della continuità. Radice, è più felice per il punto conquistato o qualche rimpianto per qualcosa che forse potete fare di più o no? A questo punto della partita abbiamo già analizzato anche come abbiamo giocato, come hanno giocato le due squadre e il risultato è quello che ci soddisfa di più, senz'altro. La parola a Fabio Capello. Psicologicamente come si gestisce questo momento? Ogni domenica c'è una squadra che vuole riaprire il campionato. È vero, tutti vogliono riaprire il campionato, contro di noi rendono il massimo, la squadra da battere. Siamo abituati, ma la cosa più bella è questa grande umiltà che hanno i ragazzi, dove tutti corrono, tutti si aiutano, è veramente encomiabile. La Juve che guadagna un punto era quasi nelle previsioni? Beh, noi guardiamo la media inglese. Tassotti, che Milan è stato? Nervoso, bello, brutto, così così? Ma direi è stato un Milan così così, non era una partita facile, abbiamo giocato senza due giocatori molto importanti, non abbiamo rischiato niente anche se poi non abbiamo creato pochissimo anche davanti. Dimostrato quindi che anche il Milan riesce a gestire le partite, non è una squadra che attacca solo. Sì, sai, noi non volevamo rischiare più di tanto, loro rimanevano dietro e noi non volevamo andare a giocare nella loro metà campo, loro cercavano questa palla lunga per Battistuta, direi che stava una partita da 0-0. Un presidente soddisfatto? Oppure, visto questo Milan, potevate fare qualcosa di più? Col Milan è difficile far di più, eh. All'inizio e alla fine, però, quello che ha ricevuto più applausi è stato lei. Io? È buon segno o cattivo segno? Ah, a me mi applaudono sempre, speriamo che duri. Va bene. Buonasera a tutti. Al Milan mancavano né più né meno che il miglior libero e il miglior centravanti del mondo. Tenuto conto di questa circostanza, non può essere sicuramente considerato negativo il fatto che la squadra di Capello ha conquistato a Firenze un punto sul terreno dove era caduta la stessa Juve. Il Milan ha dimostrato anche in questa occasione di saper sempre difendere la propria fisionomia, anche a dispetto di circostanze sulla carta poco propizie. Piuttosto a dar fiato alle speranze di aggancio juventino non è tanto il fatto di aver ridotto di una lunghezza il margine dai leader, quanto quello di aver acquisito definitivamente il miglior Baggio, cioè uno dei pochi giocatori ancora capaci di esprimere quel calcio d'autore di cui si è perduta la memoria e che sono i soli in grado di fare la differenza. Per tornare per un attimo a Firenze, ha convinto poco questa Fiorentina affidata ad una sola punta, Battistuta, che invece a nostro avviso avrebbe bisogno come il pane di un collega di ruolo con il quale poter dialogare. Nel frattempo, in tema di stranieri, abbiamo preso la decisione più opinabile possibile, questo alla vigilia di un'altra ineffabile italianata, e cioè la partita di Cesena, che ci consentirà di spezzare le reni al San Marino, ma soprattutto di consentire a Vialli di smaltire il turno di squalifica, col risultato di poterne disporre contro la Germania. Francamente inviteremmo Umberto Bindi a riscrivere un suo vecchio cavallo di battaglia, intitolandolo Il nostro sconcerto.
Ma adesso andiamo a Torino per goderci le immagini di Juventus-Atalanta. Grazie per l'attenzione e a risentirci. Provate a immaginare una signora a testa in giù. Nel girone di andata piaceva più in difesa che non in attacco. Ora, al contrario, convince più quando produce gioco che non quando cerca di distruggere quello degli avversari. Nella prima parte della gara, l'avvocato Agnelli ha molti motivi per applaudire la Juventus. I bianconeri appaiono determinati e continui, e Di Canio brilla più di Schillaci nell'assalto a Ferron. Mai come oggi, Baggio è e si sente leader con la bocca, ma soprattutto con i piedi. Le opposte scuole di pensiero questa volta sono tagliate fuori, perché il fantasista eccelle sia come regista che come stoccatore. Lassù, intanto, qualcuno sottolinea il quasi gol. Caniglia e Bianchesi, tuttavia, sono i trascinatori di un'Atalanta che ribatte colpo su colpo, per nulla scoraggiata. Pasciullo approfitta di un Reuter ancora sottotono per sfruttare a dovere la fascia sinistra, mentre Kohler e Carrera soffrono le partenze da lontano delle punte. Un minuto prima del gol della Juventus viene annullata una rete a Caniglia per fuorigioco e Bianchesi, negli spogliatoi, parlerà di un presunto errore ammesso dal guardalinea. Al 33esimo i padroni di casa si portano in vantaggio, in seguito ad un cross di Baggio e ad una conclusione di Schillaci. È una rete liberatoria che tuttavia non chiude affatto la partita. Basta dare un'occhiata a questo volo di tacconi su immediata replica di Perrone per rendersene conto. Volevo chiederle, buongiorno intanto, sugli stranieri, questa soluzione degli stranieri. Tanti, però meglio, solo tre in campo. Meglio che niente, ma ce ne hanno quattro in campo, o almeno uno in panchina che sostituisca l'altro straniero. Questo Caniggia le piace nel mirino? Mi piace, per il momento non ha fatto niente, mi fa piacere. È da un po' che non veniva allo stadio, come mai? È perché sono stato molto molto occupato. Effettivamente l'ultima partita che ho visto è un tempo di Bari-Torino. Bari-Torino qua, quindi sono stato molto occupato. Si diverte con questa Juventus? Oggi sì, è una bella partita. Ma li facciamo perdere il secondo gol magari. Poi, speriamo. Grazie, grazie. Addio. L'avvocato Agnelli in effetti farà in tempo a gustare il raddoppio, ma non prima di un sobbalzo proprio in avvio di ripresa. Giorgio infatti schiera la terza punta Piovanelli, che crea tra pattoni improvvisi problemi di marcatura. L'ex bianconero diventa una mina vagante e al quarto minuto, su azione Perrone-Nicolini, supera Galia e Giulio Cesar realizzando l'1-1. Due minuti più tardi, però, la Juventus riacciuffa il vantaggio, naturalmente, grazie ad un capolavoro di Baggio. La trasformazione temperamentale di Roberto sta forse proprio nella rabbia con la quale festeggia assieme a Di Canio il 2-1. Del fragile giocatore senza ruolo di due mesi fa si sono ormai perse le tracce. Non si sono perse le tracce, invece, di una irriducibile Atalanta, capace per l'intera ultima mezz'ora di gara di sfoderare ritmo, aggressività e occasioni. Trapattoni accetta di esporsi ai fischi quando sostituisce Baggio con Corini. E sino all'epilogo, Bianchesi, Pasciullo e Piovanelli provano con qualsiasi mezzo a mutare il destino dell'incontro. Ai padroni di casa, visibilmente provati sul piano fisico, non resta altro da fare che tenere palla e al massimo tentare rapidi capovolgimenti di fronte, come questo, da brivido. Gran gol hai fatto, sei stato ancora una volta determinante. Sì, è importante che abbia vinto la squadra. È una partita difficile, lo sapevamo, e è andata bene. Ma non sei rimasto molto soddisfatto della sostituzione? Hai ancora voglia di giocare? Beh sì, la voglia c'era, però era anche un po' affaticato e il mister ha voluto così tirarmi fuori, non c'è nessun problema. Hai visto una buona Juventus? Sì, la Juventus è sempre intensa, che non molla mai, però oggi ho avuto qualche difficoltà. Quando si dice la vendetta dell'ex, Luca Fusi giustizia il Napoli e consacra il Toro squadra corsara. Quattro vittorie esterne, esattamente quante ne ha conseguite al Delle Alpi. Il gol vincente di Fusi fa scomparire come un colpo di bacchetta magica tutti i dissapori di un ambiente non certo raccontato come ideale nei giorni della vigilia. Mondonico. Sì, dall'esterno può anche sembrare, dall'interno non credo che ci fossero inclinature tali da poter mettere qualcuno in allarme. No, penso un successo che chiaramente ci porta in una certa posizione di classifica, ma però non ci deve far pensare che il più è fatto.
Tra Napoli e Torino l'unico ex non era solo il centrocampista Di Lecco, con lui altri 9, senza cattiveria in campo, tranquillità anche sugli spalti. In mattinata un arresto di un torinista per detenzione di droga e 4 fogli di via per altrettante persone segnalate dalla prefettura hanno, come dire, convinto tutti i miti consigli ed epurato l'ambiente. Il Toro rinuncia a giocoforza Bruno e Policano e recupera Cravero. Così diventa un piccolo rebus l'interpretazione logica delle marcature, che sono rigide, anzi rigidissime. Le cosiddette 5 stelle hanno pochi spazi e a non concederli sono Ferrara, Francini, Crippa, Corradini e De Napoli. Ranieri lascia in panchina Zola, ma nonostante la buona lena di Mauro si avverte l'assenza di un punto di riferimento. Io non potevo pretendere di giocare tutta la partita, in quanto questa settimana ho saltato 3 allenamenti e i miei compagni si sono sempre allenati, quindi era giusto così. Il primo tempo scivola senza particolari episodi e quando qualcuno potrebbe accendere la platea mancano quei pochi centimetri necessari perché scaturisca l'applauso conclusivo. Sono apprezzabili gli spunti individuali in attesa di rivedere forse quelli di Maradona ora che la società ha deciso di contattarlo a marzo, ma non si va oltre. Così si spera nei secondi 45 minuti da ambo le parti. Cambia la ripresa, negli uomini, nel gioco, nel risultato. Il Toro sostituisce Benedetti con Musti e poi Bresciani, dopo il gol, con il difensore sordo. Il Napoli gioca la carta Zola. La partita migliora via via, nel ritmo e nelle giocate, anche se Silenzi provvede più agli assist che a risolvere direttamente e quando lo fa riesce ad impegnare seriamente Marchegiani. Non brilla di luce propria Martin Vasquez, anche per la vicinanza di De Napoli, ma nell'occasione offertagli dai compagni per il colpaccio, denuncia nel tiro tutto l'attuale difficile momento che sta attraversando. Con Zola in campo anche Careca, che fa dannare prima Noni e poi Muzzi, riesce ad esaltarsi, ma chi è più concreto è Bresciani. Lo supera tuttavia in bravura Galli e lo 0-1 sfuma. Giusto il tempo per battere dalla bandierina all'angolo e Fusi calcia di sinistro in porta, col piede cioè non proprio da lui prediletto. Ma i miei due piedi sono uguali, non sono niente di speciale, quindi o l'uno o l'altro è la stessa cosa. Ho provato, mi è capitata l'occasione, ho calciato in porta e mi è andata bene. Cambiato i giocatori e cambiato il risultato, cambia anche il gioco. Diventa più spettacolare nel finale, anche se costa Francini l'espulsione. Ma il fluidificante, col suo intervento su Lentini, salva un gol quasi certo. Il finale tambureggiante. Il contropiede di Silenzi e Careca ha epilogo imprevisto. Il tiro di Crippa, abile segugio di Scifo, trova Marchegiani prontissimo. L'abilità di Careca non ha conclusione parimenti felice. E infine Blanc ci prova col destro, ma va oltre lo specchio di porta. Ecco Ranieri, ci può anticipare così, Paolo Pindarico, 3-4 parole di quello che dirà martedì ai suoi giocatori. No, vabbè, che cosa si può dire in queste circostanze? È un periodo no per noi, non ce ne va bene uno, bisogna restare tranquilli, allenarci sempre con lo stesso puntiglio, con la stessa volontà. Quanto è mancato oggi Zola nella prima parte della gara, quando si poteva forse chiudere la partita? Ma diciamo che Mauro ha giocato molto bene, Zola lo sappiamo, è importante per noi, però con la febbre addosso non potevo che rischiarlo soltanto nell'ultimo quarto d'ora. La Sampdoria ha meritato il pareggio ed ha sfiorato anche la vittoria. L'Inter, generosa e rimaneggiata, ha un grande problema, quello del gol. I grandi assenti sono Berti e Breme per i nerazzurri, Catanez e Mancini per i blucerchiati. L'anno scorso Inter e Sampdoria lottavano per lo scudetto, oggi mendicano la zona UEFA. I tentativi di confondere le idee agli avversari mescolando numeri e marcature non regalano a Suarez molti vantaggi. La verità è che all'Inter manca la forza propulsiva di Berti, che Matteus in settimana ha sprecato troppo fiato per polemizzare, che i nerazzurri non sono abili nel tiro al bersaglio e che magari qualche arbitro caritatevole avrebbe giudicato più severamente il tamponamento di Cerezo ai danni di Fontolano. L'impegno c'è, non ci sono dubbi, ma che volete? Gli dei della palla bisogna saperseli ingraziare. Bisogna dire però che fare i conti con una Sampdoria determinata e organizzata non è facile per nessuno. 10 settimane di risultati positivi, un Vialli che si muove bene dopo 15 giorni dietro la lavagna e voglia di combattere per la patria e per il contratto. Sì, è vero, corrono qualche pericolo i doriani perché le fiammate di Fontolan e Klinsmann scaldano l'ambiente, ma la temperatura resta condominiale, non si superano certi limiti.
Entra Ciocci e l'Inter tenta di forzare il dispositivo difensivo dei Liguri, ma i nerazzurri non hanno problemi solo davanti. Anche in fase di ripiegamento qualcosa scricchiola. È buon per Zenga che Matteus per una volta si riveli suo alleato sulla girata di Buso. Insomma, il solito refrain di occasioni perdute, di tiri sbagliati, di fischi, di amori spezzati, di programmi bruciati. Quasi come nelle canzoni di Sanremo, dove più si piange e meglio è. Grazie dei fiori. Stimolato da Paola Ferrari, Luisito Suarez ritrova il suo sangue caliente. Sono state tante polemiche anche durante questa settimana per lo spogliatoio dell'Inter. Continua a mancare un po' la tranquillità. No, se la polemica vi riferite a quello che ha detto Matteus, io come esperto di calcio di tanti anni, se tutte le polemiche che ci sono nel calcio fossero come quelle, guardi che le firmo subito, perché proprio è una cosa che è ridicola secondo me. Io non faccio una critica, non voglio criticare tutto, io volevo stimolare tutto, anche con me abbiamo giocato male, anche forse io non ho giocato sempre bene, che nella nostra squadra non è dentro una sicurezza 100%, abbiamo visto i risultati delle ultime settimane, i casino in giornali, anche il fischio del pubblico non sono bene per noi, perché noi vogliamo provare sempre tutto e anche oggi abbiamo fatto tutto per segnare, ma non abbiamo segnato e questo è il nostro problema. E mentre Matteus va via con la Topolino ultimo tipo catalizzata, c'è chi rischia di perdere la corriera come Pagliuca. Penso che una squadra ha giocato molto bene, sia stata la Sampdoria, ha creato qualche paragol, l'Inter ha creato solo quell'occasione sui nostri errori. Moscov si è molto lamentato per il terreno di gioco, lei come l'ha trovato? Ma io fortunatamente io gioco in porta, quindi in porta era abbastanza buono. Sicuramente quelli che giocavano a centrocampo erano molto danneggiati. Reduci da due sconsolanti sconfitte in Coppa Italia, Genoa e Roma affrontano la partita dal sapore di UEFA con qualche timore e un controllo reciproco assillante. Ne viene fuori un incontro a due facce e un pareggio sostanzialmente giusto, ma restano le preoccupazioni di due squadre impegnate in un ciclo di ferro tra campionato e coppe. La Roma, con Casati in panchina al posto dello squalificato Bianchi, porta le tracce della polemica tra Giannini e lo stesso Bianchi. Giannini è stato degradato e la fascia di capitano tocca a Föller. Il Genoa tiene un buon ritmo, ma perde qualche colpo a centrocampo. L'intesa a memoria di un tempo appare frenata da incertezze e mancanza di sincronismi. Branco non è ancora al top e si vede, Onorati non è un fulmine e si sapeva, Aguilera e Scuravi non riescono a liberarsi. Il primo tiro in porta arriva alla mezz'ora ed è di Bonacina. La Roma infatti controlla e non rinuncia all'affondo, ma appare molto preoccupata della torre Scuravi e non a caso è proprio lui che riesce a smarcare per la prima volta Aguilera. Il gol dell'uruguaiano è una zampata felpata proprio allo scadere del tempo. Nella ripresa la Roma cambia marcia e si riversa tutta in avanti. Il Genoa commette l'errore di chiudersi troppo. L'assalto a Braglia è senza soluzione di continuità, ma il portiere risponde da par suo, aiutato da una difesa arroccata attorno a Signorini. Il Genoa raramente riesce a fare rifiatare la retroguardia, ma quando nel finale i giallorossi, con Sarsano e Rizzitelli al posto di Pellegrini e Föller, sembrano mollare la presa, il tedesco Hassler, che ha imperversato per tutta la partita, guardato molto a distanza da Branco, inventa il tiro del pareggio. Negli spogliatoi nessuno recrimina. Signorini spiega i problemi del Genoa. Purtroppo in questo momento abbiamo alcuni giocatori importanti che hanno dei problemi fisici che sono un po' handicappati, quindi di conseguenza in campo non possono rendere al top come loro consuetudine, quindi penso siamo delle cause delle prestazioni non esaltanti, specialmente quelle di oggi. Sentiamo Bagnoli e il suo realismo. Il futuro è pieno di impegni, molto denso, no? Lei è ottimista o pessimista? Ma guardi, è difficile parlare del futuro, soprattutto nel calcio. Quando tu pensi di essere morto, magari fai delle grosse prestazioni. Quando pensi di essere vivo, magari... perciò è difficile dirlo. Dobbiamo vivere la giornata, incontro per incontro, cercando di analizzare partita per partita alla fine cosa abbiamo fatto e cosa abbiamo sbagliato o fatto bene. E cercare sempre di ripensare a... Chiuso una partita, bisogna pensare all'altra, ecco. Mascetti, non per amor di polemica, ma siccome se ne fa un gran parlare, questo piccolo giallo della fascia di capitano tolta a Giannini e data a Föller,
Si parla di giallo perché la società, il vicepresidente, dice che non ne aveva saputo nulla. Qual è la sua versione? Ma no, la mia versione è prima di parlare con i giocatori, l'allenatore ha parlato con me e quindi c'è stata questa decisione da parte dell'allenatore. Il clima della squadra, altro argomento di cui si parla molto, com'è in questo periodo secondo lei? Lei che lo vive dall'interno? Ma questo periodo, se prendiamo come periodo l'ultima settimana, non è stata delle più tranquille. C'è stata qualche polemica, qualche sfogo di qualche giocatore, di un giocatore importante per noi come Giannini. Comunque io mi auguro e credo che tra persone intelligenti tutto si possa risolvere. Bianchi è rimasto molto ferito, più ferito delle bizze di Maradona quando era al Napoli, ha detto. Beh, è chiaro, per un allenatore non è bello da parte del capitano della squadra ricevere certe considerazioni. Giannini ha sbagliato, la società ha multato e ha deprecato il comportamento del capitano, però ci mettiamo una pietra sopra e guardiamo avanti, cerchiamo di fare bene alla Roma. Dieci punti nelle ultime sei partite di campionato. Il Parma accelera verso l'Europa. La Cremonese intanto denuncia un peccato imperdonabile per chi deve salvarsi, la mancanza di grinta. Giagnoni recupera la difesa titolare. Nel castigo del giudice sportivo, Marcolin dà il cambio a Gualco, Bonomi e Favalli. C'è spazio per Jacobelli mentre Ferraroni è infortunato. In apertura le fiammate grigio-rosse non feriscono gli emiliani, annunciati in condizione super e convinti di poter centrare quel successo a Cremona atteso da oltre 50 anni. La partita di Melli dura solo 7 minuti, ferita alla testa in un tentativo sotto misura. Agostini, che aveva perso il ballottaggio, trova comunque l'impiego. L'autorete che decide l'incontro apparirà a De Sotti come una ferrea volontà del destino. Dapprima un colpo di testa sbagliato, poi sul relativo corner di Osio allungato da Cuoghi, il pasticcio fatale, a due passi da Rampulla. Dopo il vantaggio il Parma offre la sua peggior versione odierna, concedendo alla Cremonese più del dovuto. Le occasioni fallite da Gian De Biaggi e Gualco illuminano le angosce di una squadra che vede di domenica in domenica il rettangolo di gioco trasformarsi in sabbia mobile. La novità del secondo tempo è Lombardini al posto di Jacobelli, troppo poco per una Cremonese intrappolata dal Parma nel fuorigioco e stranamente incapace di produrre una reazione almeno competitiva. Il bel giocattolo costruito da Scala oggi diverte poco, ma è molto solido. Massimo risultato con il minimo sforzo, quasi temendo l'orgoglio finale degli avversari. Ma i pericoli sono solo immaginari. La vivacità di Floriancic non può bastare per riaprire l'incontro e l'inserimento di Pereira, che sostituisce Piccioni, passa quasi inosservato. Il Parma ottiene la seconda vittoria esterna del torneo. La Cremonese subisce il quarto KO consecutivo. Capitan Verdelli fornisce la sua analisi. Abbiamo giocato troppo così, eravamo troppo confusi, facevamo fatica, il pubblico purtroppo non ci assiste, prima palla che sbagli, soprattutto i ragazzi giovani non vengono incoraggiati, questo fa molto male, più delle sconfitte. Giagnoni, si può anche perdere con questo Parma, ma c'è modo e modo, non servirebbe la Cremonese se non altro maggior grinta, maggior determinazione? Quello che stavo sostenendo ora, soprattutto nella ripresa. La squadra che ha anche dei ragazzi che hanno le possibilità per fare di più di quanto non abbiamo fatto. Scala, si può dire che questo Parma è migliore del Parma dell'anno scorso? Sì, lo possiamo dire con tranquillità, perché oltre alla vivacità e il gioco dell'anno scorso, ora pone anche in campo una certa saggezza, una certa intelligenza che è indispensabile per vincere queste partite. Giagnoni, in una situazione così compromessa, cosa dice l'allenatore alla propria squadra per sostenerne il morale? Lei che lo sa bene, gestire sconfitte in momenti così non è che sia facile, non è facile. Ai ragazzi bisogna, perché parliamo, ma bisogna metterselo in testa anche quando si dicono le cose. Scala, questo Parma che sta andando così bene, perderà i suoi pezzi migliori nel prossimo calciomercato? Assolutamente, noi abbiamo intenzione, anzi se sarà possibile, di rinforzare questa squadra perché vogliamo attestarci senza problemi a ridosso delle... Alla fine della partita Mazzone aveva un diavolo per capello per le crisi di identità che ogni tanto colpiscono i suoi difensori e che stanno costando punti forse decisivi per la classifica. Oggi una incomprensione tra Villa e Nardini ha dato via libera a Rambaudi per un gol che ha consentito al Foggia di lasciare imbattuto il Sant'Elia. Al consueto schieramento a zona dei pugliesi Mazzone ha risposto con Francescoli arretrato ad inventare gioco, ottima la sua gara. Gaudenzi a sostegno del rientrante Fonseca, Herrera al posto dell'infortunato Matteoli. La fase iniziale è stata di studio e dunque abbastanza noiosa, poi il ritmo si è ravvivato grazie alle intuizioni di Francescoli da una parte e del sempre attento Barone dall'altra.
Il portiere foggiano Mancini ha interpretato alla perfezione in più di un'occasione il ruolo di libero, come si conviene al portiere di una squadra schierata con difesa in linea. E la ricerca del fuorigioco ha tratto in inganno spesso gli attaccanti sardi, ma anche il collaboratore dell'arbitro Pairetto. Foggia in vantaggio poco dopo la mezz'ora con Shalimov, elegante e puntuale sull'assist di Baiani. In 45 secondi Fonseca ha ristabilito l'equilibrio con una conclusione in diagonale sul suggerimento di Francescoli. Per il Cagliari ci sarebbe anche la possibilità di andare al riposo in vantaggio, ma Bisoli e Gaudenzi mostrano come anche nel calcio esista l'incomunicabilità. Secondo gol del Cagliari ancora con Fonseca dopo 7 minuti della ripresa, il cross è di Nardini. Per il rossoblù sembra fatta, ma il Foggia continua nel suo gioco sfacciato, in difesa e in attacco, e al quarto d'ora Villa e Nardini inscenano una pantomima tanto breve quanto fatale per i sardi e Furetto Rambaudi va in gol a porta vuota. A questo punto lasciamo la parola a Carlo Mazzoni. Forse sono abituati male, forse hanno vinto troppi scudetti, non lo so. Forse sono abituati così a giocare di fino, di tacco e punta, hanno sempre giocato così per grandi traguardi. È chiaro che sono abbastanza polemico. In campo c'era un cagliaritano tra le file del Foggia, lo stopper Salvatore Matrecano, che si sta rivelando uno dei giovani più interessanti di questo campionato. Matrecano ringrazia a nome suo e dei compagni. Hanno fatto un bel regalo là dietro, forse non si sono capiti tutti e due, uno l'ha lasciata, l'altro voleva, non so, accompagnare al portiere, la palla è rimasta lì ferma, noi abbiamo tre attaccanti che non si fanno perdere queste occasioni. Il pareggio è un pugno da KO per il Cagliari che tenta il tutto per tutto, inserendo un'altra punta a Criniti al posto di Villa. Il Foggia controlla e alla fine sta anche per realizzare il gol della beffa, ancora con Rambaudi. Chissà se Zeman con una vittoria sarebbe stato più contento. Sono contento per punto, vista la prestazione nostra, direi che non meritavamo oggi per quello che abbiamo fatto vedere due punti. Spero che la squadra può migliorare, sicuramente oggi era handicappata anche dai infortuni. Ma come fa? Le dice queste cose ai ragazzi, anche le cose che ha detto qui a noi? Ma io ce le dico, loro non mi credono, perché loro dice che vuole da noi se abbiamo fatto un punto. Io direi che il punto non è importante, bisogna che viene su quello che ci prepariamo in settimana, e noi sicuramente in settimana non ci siamo preparati per giocare così. Occasione sprecata dunque per il Cagliari, al quale non sono bastati due gol di Daniel Fonseca. Se non si vince questa partita, queste partite, quando è che il Cagliari può vincere? Quando facciamo un gol in più. Incredibile Lazio. Contro l'ultima in classifica stenta per mezz'ora, sciupa un calcio di rigore, poi in superiorità numerica segna, domina, crea una decina di palle gol ed è raggiunta all'ultimo minuto. Zoff ovvia le assenze di Ridley e Sosa, il tandem d'attacco titolare, inserendo Neri e Capocchiano al debutto in campionato. Ma i primi tentativi di fronte a un Ascoli logicamente chiuso a riccio rimangono infruttuosi. Al 36esimo un episodio che fa discutere, colpo di testa di Gregucci, evidente e volontario fallo di mano di Menolascina, palla che varca la linea di porta, ma l'arbitro non assegna il gol, concede il rigore ai laziali ed espelle il giocatore ascolano. Dal dischetto sbaglia Soldà. Due minuti più tardi i biancazzurri reclamano un altro penalty per questo intervento di Rocco su Neri. Nella ripresa si assiste a un vero e proprio assalto al bunker marchigiano, ci provano Capocchiano, Sclosa e Neri. Ma un po' per sfortuna, un po' per la bravura del portiere Lorieri, un po' per precipitazione, i padroni di casa devono rinviare l'appuntamento col gol. Il vantaggio giunge al 14esimo su punizione pennellata da Stroppa che insacca all'incrocio dei pali. A questo punto si prevede la goleada della Lazio, anche perché gli ospiti, in 10 uomini, si affidano unicamente all'intramontabile genio di Bruno Giordano. Invece Lorieri non ci sta e comincia lo show che gli permetterà di meritare la palma di migliore in campo. Straordinari i suoi riflessi sulle conclusioni di Neri, Sergio, Capocchiano e ancora di Stroppa. Non si passa. Capocchiano, finalmente davanti a una platea importante, vuole tradurre in realtà la favola dell'ex emigrante che trova gloria in patria, ma non ci riesce. E così, dopo tante occasioni sciupate e secondo la ferrea logica del calcio, la Lazio offre all'Ascoli la chance per pareggiare, proprio allo scadere con Benetti che coglie fiori e difesa avversaria impreparati. Tifosi e giocatori biancazzurri sotto shock, l'ultimo sussulto è di Capocchiano. L'Ascoli ottiene il secondo punto in trasferta di questo campionato. Per la Lazio un grave passo falso sul cammino che porta alla Coppa UEFA. Sentiamo Zoff.
Uno scivolone grave sotto l'aspetto risultato, certamente, anche venuto fuori in circostanze impensabili. Dopo quello che abbiamo creato e fatto, insomma, è una beffa atroce. Quale sarà il primo rimprovero che muoverà i suoi giocatori martedì? Ma rimprovero è che partite così bisogna chiuderle. Stroppa, per una squadra che ha ambizioni UEFA questo è un passo falso imperdonabile. Ma arrivati a questo punto penso di sì, anche se c'è la possibilità, visto le gare che mancano fine campionato, di rifarci. Bruno Giordano, oggi hai rivisitato un album di famiglia, la tua foto a quanto sembra non è affatto ingiallita. No, mi mantengo ancora abbastanza bene, siamo stati fortunati però sinceramente sul risultato. Noi abbiamo dato il massimo, abbiamo giocato penso 50 minuti, 55 minuti in 10 e abbiamo sofferto, però forse siamo stati premiati per questa nostra sofferenza. Per l'Ascoli a cosa servirà questo punto esterno? Credo a niente, abbiamo inguagliato la Lazio e basta, ma niente, noi ci permette di sperare, di onorare questo campionato, non dobbiamo mai in aria bandiera. Sentiamo un po' tuo figlio, tu sei della Lazio o dell'Ascoli? Ascoli. Quando l'importante certamente non è partecipare, ma vincere, come nel caso del Bari, o non perdere, come nel caso del Verona, di solito c'è il rischio di vedere più calci che calcio. Invece, applausi per tutti, vincitori e vinti, compresi quelli di un Eugenio Fascetti, più focoso e polemico che mai a fine partita. Complimenti, dai, andiamo! Dai, Dio forte! Applausi veri e sinceri invece se li sono meritati tutti. I primi dopo 2 minuti per Angelo Terracenere, che pur avendo l'ingrato compito di francobollare Stojkovic, trova l'inserimento giusto per fare subito gol. Un gol che però dà più carica al Verona che al Bari. La squadra dei Boniek priva di Plat ma forte di uno strepitoso trio di centrocampo, lo stesso Terracenere, Fortunato e soprattutto Boban, potrebbe cercare subito il raddoppio, invece è costretto a subire la reazione veronese che passa spesso dai piedi ottimi di Stojkovic e sempre da schemi collaudatissimi, per nulla compromessi peraltro da assenze importanti come quelle di Prizzi e Ezio Rossi. C'è poi la vivacità di Serena a impensierire la retroguardia del Bari più della velocità di Raducioiu, che cerca ma non trova il gol dell'ex nemmeno quando, dopo aver seminato panico e portiere in area barese, concede un insperato recupero a Cronni. Meno insidiose del consueto le punizioni del serbo Stojkovic, molto più pericolose del solito le discese del croato Boban, che in chiusura di tempo va a siglare il 2-0 in collaborazione con Pin, che riesce sia a deviare ma anche a spiazzare Gregori. Chi si aspetta un Verona rassegnato nella ripresa sbaglia grosso, la squadra di Fascetti macina gioco e voglia di riscossa. L'ottimo Serena la concretizza dopo un quarto d'ora, ma non altrettanto riescono a fare in seguito Davide Pellegrini e Calisti, due occasionissime incredibilmente sciupate, proprio come nell'altra area, più tardi, da Brogi e Fortunato. Una girandola di emozioni che non modifica il risultato, ma che rafforza una convinzione. Se non sbagliassero tanti gol, due squadre capaci di esprimere tanto gioco avrebbero certamente una classifica diversa. Al 90° la soddisfazione di Boniek e Boban, le proteste di Fascetti e il parere di Luca Pellegrini. E dico, se queste due squadre sono coinvolte nella lotta per non retrocedere, vuol dire che in Serie A c'è un livello veramente alto, perché penso che abbiamo offerto un ottimo calcio al pubblico. Vuol dire che il lavoro che facciamo dà i frutti, per adesso sono piccoli perché siamo ancora lontano dal quinto ultimo posto, però cercheremo di arrivarci, vediamo se siamo capaci. Abbiamo fatto una importantissima vittoria per la salvezza, adesso possiamo contro la Juve giocare con un po' di più tranquillità. Con un Boban come quello visto oggi? Speriamo. Abbiamo visto arrabbiarsi soprattutto in occasione del gol di Boba. Ma prima è la faccenda del rigore, che penso proprio che non ci siano dubbi lì. Su quella di Boba, il segnalino era lì, non lo so. Ma ripeto, lì c'era rigore ed espulsione del giocatore del Bari. Vedremo la moviola? Penso, ma lì è difficile che mi sbagli. Torniamo al tema iniziale, comunque una bella partita. Sì, una partita divertente, una partita dove, ripeto, poteva finire anche 6-6. La scelta era un po' teso a fine partita, recrimina su qualche decisione arbitrale.
Ma l'arbitro ha disputato una buona gara e nulla di più.